Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questo nuovo episodio di Frank News, la serie che vi tiene costantemente aggiornati sulle news videoludiche, tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG. Nelle news di oggi infatti parliamo di un sacco di cose veramente interessanti, cioè veramente utili proprio per la società. In questi giorni si parla tantissimo di un gioco che è uscito e che finalmente sta facendo rodolare milioni di videogiocatori. Parliamo di Fallout 4, e già se ne parla parecchio perché oltre ad essere un gioco molto 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 atteso, è un gioco che racchiude un sacco di cose, un sacco di settori, e andiamo quindi a vedere un pochettino di news relative a questo fantastico gioco. Una fra queste ad esempio è proprio l'hype che si è andato a generare per questo gioco, tale per cui un medico su Twitter ha pubblicato un certificato medico con la quale chiunque avrebbe potuto, diciamo così, utilizzarlo per poter saltare lavoro, scuola o insomma qualsiasi occupazione che richieda una giustificazione. Ora, ha lasciato proprio su Twitter la foto, voi praticamente dovete semplicemente scrivere il vostro nome ed era già firmato e pronto di questo medico, effettivamente proprio un medico vero. Dire, è il medico che chiunque vorrebbe avere, perché insomma anche chi va al lavoro, chi voleva saltare il lavoro per poter provare Fallout 4 ha avuto modo di poterlo fare. Bravissimo questo medico, tutti quanti noi vorremmo avere, perché io credo che se ci fosse stato una cosa del genere per GTA io l'avrei fatto, cioè proprio subito, diretto, così sparato. Inoltre, anche se questa cosa è abbastanza scontata, Fallout 4, come tutti i suoi precedenti capitoli, è un gioco molto molto moddabile. Come un po' per GTA ci sono le mod, già esistono delle mod per Fallout 4. La prima effettivamente uscita, che a quanto pare è quella proprio ufficiale, si chiama Unchased Westland, che non fa altro che migliorare la grafica. Diciamo che le mod generalmente sono suddivisibili in quelle per la grafica, in quelle per il gioco, invece in quelle per le skin. Magari vanno a modificare semplicemente l'aspetto di un oggetto. Ma attenzione, perché un'altra news su Fallout c'è sta, ne stiamo sparando oggi veramente tantissime. Oggi è un Frank News bello potente. Ebbene, gli sviluppatori lo dicono fin da subito che Fallout 4 sarà pieno zeppo di easter egg. C'era un po' da aspettarselo, perché comunque sia tutti i vari Fallout hanno sempre avuto la loro massiccia dose di easter egg, ma comunque se gli sviluppatori sono molto molto aperti nel dire che occhio, ce ne saranno un bel po'. Naturalmente la comunità su YouTube sicuramente li andrà a sfornare nel corso del periodo di gioco, e vedremo quindi quali saranno quelli più simpatici e quelli meno simpatici, anche perché io mi ricordo che su Fallout 3 ce n'erano alcuni abbastanza bizzarri e alcuni invece che ti lasciavano un po' di stucco, ma staremo sempre a vedere. Inoltre, questa è proprio l'aggiunta, quella col tocco di classe. Tra gli sviluppatori stessi hanno pensato bene di giustamente tenere sempre sotto controllo il gioco. Quindi se, e ripeto, se, ma già ho visto parecchi video, c'è già un bel po' di imprecisioni nel gioco. Però ad esempio, se le versioni PlayStation 4, Xbox One o PC avranno dei problemi, aspetto di più che forse accada sulla versione per PC, comunque sia ci sarà pieno supporto da parte del team di sviluppo, che hanno detto: tranquilli, noi lavoreremo, noi faremo le patch per rendere il gioco ancora più fluido. Se volete vedere dei video su Fallout 4, fatemelo sapere qua sotto, e non farò una serie completa su tutto il gioco perché è enorme, quindi ci accontentiamo di un po' di video. Detto questo però ragazzi, la puntata di Frank News termina qua. Io veramente vi chiedo di supportare questi video lasciando tantissimi mi piace, ce la facciamo ad arrivare almeno a 100 mi piace. Non è perché dobbiamo per forza arrivare a un certo numero di mi piace, ma è perché bisogna cercare un pochettino di riattivarci tutti quanti. E quindi, siccome sto notando che se non, tra virgolette, vi sprono io, non lo fate, allora provo un attimino a chiedere direttamente: ragazzi, cerchiamo di riattivarci un pochettino. Quindi lasciate mi piace in caso i video vi piacciono, perché io posso capire quindi se quella serie farla continuare oppure no. Commentare, facendomi sapere soprattutto che cosa ne pensate del gioco, lo acquisterete, non lo acquisterete, lo avete già acquistato, insomma sbizzarretevi qua sotto facendomi sapere la vostra, che anche questo è molto importante. Detto questo, se non siete iscritti iscrivetevi, e noi ci vediamo domani alle 14:30 come sempre, dritto per dritto.